Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e oggi torniamo con un nuovo episodio di Poche Origini. Finalmente abbiamo finito il trio di starter di Galar e ora toccano ai selvatici che possiamo trovare comunemente nei percorsi. Vi dico fin da ora che nei prossimi mesi uscirà un episodio speciale, diciamo, sempre su Rillaboom, Cinderace e Inteleon, ma nelle loro forme Gigamax rivelate poco tempo fa, analizzando anche le future mosse inedite e il loro ruolo nel mondo Pokémon. Come al solito, dopo aver fatto questa piccola premessa, iniziamo col coleottero del percorso 1 di ogni generazione. Prima però, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Bleepbug, Pokémon coleolarva di tipo coleottero, alto 0,4 metri e peso di 8 kg, è l'esemplare di cui andremo a parlare oggi. Il suo nome occidentale deriva da bleep, ovvero il segnale emesso dai radar, e bug, insetto in inglese. Il suo nome orientale, invece, Sachimushi, è una combinazione di Sachi, che vuol dire senso, search, cercare in inglese, e Mushi, insetto. L'ispirazione di questo Pokémon è molto particolare, infatti sembra essere basato su una larva di coccinella, ma solo dalla sagoma. Per esempio, gli occhi che ricordano un paio di occhiali e le protuberanze sotto la testa che formano un papillon potrebbero ricordare lo stereotipo del nerd. Quindi possiamo definirlo il classico topo da biblioteca o anche bookworm, un termine che viene usato per indicare proprio gli insetti che si nascondono tra le pagine dei libri. Sempre impegnato a raccogliere informazioni, ha sviluppato molto la sua intelligenza, ma non ha una grande forza. Si incontra spesso nei campi, le setole che crescono sul suo corpo gli permettono di percepire ciò che accade attorno a lui. Da queste descrizioni del Pokédex possiamo capire la vera natura di Bleepbug, quella del cervellone e del quattro occhi del gruppo. È un tipo di Pokémon che agisce più con la testa che con la forza fisica, visto la sua grande intelligenza dovuta al raccoglimento di informazioni. Oltre a questo, è in grado di avere un raggio d'azione molto ampio, grazie alle setole che crescono sul suo corpo. Inutile dire che, essendo un coleottero, si incontra spesso nei campi. Alcune mosse di Bleepbug fanno riferimento alla sua intelligenza e alla sua indole difensiva, per esempio Rete Vischiosa o Supersuono, entrambe apprendibili tramite accoppiamento. A livello 10, Bleepbug si evolve in Dottler. Pokémon Radome, alto sempre 0,4 metri e peso di 19,5 kg, di tipo coleottero psico. Il suo nome occidentale deriva da Dot, puntino in inglese, e Doppler Radar, un radar che utilizza un fenomeno fisico chiamato proprio effetto Doppler. In giapponese, invece, Reromushi, potrebbe essere una combinazione di Radome, una struttura usata per proteggere le antenne radar, e Tentomushi, coccinella. Le specie di Bleepbug, evolvendosi e quindi facendo dei bozzoli, come tutti i coleotteri dei primi percorsi, si evolvono in Dottler. La loro fisionomia cambia completamente e diventano poligonali, e le protuberanze che prima formavano il suo papillon ora prendono la forma di baffi. Gli occhi simili occhiali ora sono vere e proprie lenti in ingrandimento, facendo intuire che ovviamente le sue abilità e la sua intelligenza sono migliorate notevolmente. Si muove appena, ma è vivo. Sembra che sviluppi poteri paranormali mentre se ne sta rintanato nel suo guscio senza bere né mangiare. Continua a crescere dentro il suo guscio. In attesa dell'evoluzione, percepisce il mondo esterno grazie ai suoi poteri psichici. I Bleepbug, pazzi per la conoscenza e sempre propensi ad imparare cose nuove, continuano con le loro ricerche a ricavare nuove informazioni. È qui che sviluppano dei poteri psichici e si evolvono in Dottler, abbandonando l'idea di nutrirsi e di idratarsi, rimanendo nel loro guscio mentre i suoi poteri paranormali migliorano, in attesa di un'altra evoluzione. Con l'acquisizione del tipo psico, Dottler impara anche molte mosse d'attacco. Impara 3 mosse psico immediatamente dopo essersi evoluto, e sono Confusione, Riflesso e Schermo Luce. Oltre a queste, impara anche alcune mosse come Distorto Zona o Psichico, tramite MT. Come ultimo stadio, Dottler si evolve in Orbeetle a livello 30. Pokémon 7 punti, alto come sempre 0,4 metri e peso di ben 40,8 kg. Il suo nome occidentale potrebbe essere l'unione di Orb, Sfera, Orbit, Orbita, Orbital, Orbitale o Lady Beetle, Signora Scarabeo. Tutte queste ovviamente parole inglesi. Il suo nome occidentale, invece, Yorbu, proviene da Io, ovvero uno dei satelliti naturali di Giove, e Orb, Sfera come già detto. Evolvendosi, il bozzolo di Dottler si rompe e inizia l'evoluzione in Orbeetle, una vera e propria coccinella robotica. I suoi colori ovviamente cambiano, rendendo il suo manto, che sarebbe tecnicamente il suo cervello, di un rosso acceso con dei puntini blu, per ricordare il motivo delle coccinelle. Quello che prima era un papillon e poi un paio di baffi, ora prende la forma delle sue sopracciglia, e i colori ricordano la palette originaria di Bleepbug. Questo Pokémon è famoso per la sua intelligenza. Il cervello molto sviluppato è una spia dei suoi fenomenali poteri psichici. Usando appieno i suoi poteri è in grado di controllare la mente di chiunque abbia intorno.
Da qui possiamo un po' intuire e capire la mentalità degli Orbital, che sono paragonabili a dei veri e propri supercriminali. Hanno un'intelligenza sopraffina e usando il suo cervello sviluppato e i suoi poteri psichici è in grado di controllare la mente di chiunque abbia intorno. Probabilmente non si limitano solamente alla mente, ma anzi cercano di conquistare più cose e persone possibili. Mi piace immaginare la vita di un Blipbug come quella di qualche supercriminale dei fumetti, magari essendo prima un ragazzino normale, amante dello studio e della conoscenza, ma vivendo una vita difficile ha deciso di passare dal lato oscuro della forza, usando le sue abilità per fare del male e per ottenere quello che, magari, non ha mai potuto ottenere in passato. Anche l'abilità nascosta di Orbital richiama appieno la sua abilità coi poteri psichici e il controllo della mente. L'abilità telepatia, infatti, permette di non ricevere danno dagli attacchi alleati, magari in una lotta in doppio. Per farla breve, Orbital legge la mente del nostro altro Pokémon e sa già che attacco andrà a fare, schivandolo. Oltre a questa abilità, il Pokémon può imparare mosse come calmamente, campo psichico o anche cortesia, riferendosi molto probabilmente alla sua possibile personalità da doppio giochista. Ma la storia non è finita qua. Infatti, per la prima volta in poche origini, analizzeremo anche la Gigamax del Pokémon in questione, in questo caso di Orbital. Il Pokémon 7 punti, influenzato dall'energia delle Desio Stelle nel sottosuolo, può cambiare il suo aspetto in modo davvero particolare. Questo design richiama in scala 1 a 1 quello di un UFO. Gli oggetti volanti non identificati, per intenderci. Il suo intero corpo viene riempito e caricato di un'energia azzurrina, come a simboleggiare qualche tecnologia di alto livello. Oltre a quello, il suo cervello si ingigantisce e i suoi punti neri diventano delle sfere con un effetto psichedelico, come a voler ipnotizzare chiunque guardi lì dentro. Da menzionare anche il raggio di luce che proviene da sotto il cervello della coccinella robotica, anche questo ricordando quello dei classici UFO che siamo abituati a vedere nei film o nei cartoni animati. Il suo cervello si è ingigantito, dotandolo di facoltà mentali impressionanti e di un'enorme energia psichica. Usando appieno i suoi poteri è in grado di controllare la mente di chiunque abbia intorno. Se prima Orbital poteva essere fastidioso, ingigantendosi e cambiando aspetto è diventato una vera e propria minaccia. Il Dex stesso ci parla di quanto sarebbe facile per un Pokémon come lui controllarci tutti in tempo zero, e di quanto i suoi poteri siano adesso stati potenziati fino all'eccellenza. La sua gigamossa peculiare, Giga Gravito Forza, oltre ad infliggere del danno, intensifica anche la gravità per 5 turni. Qui l'animazione del Pokémon. E questa, ragazzi miei, era la linea evolutiva di Blipbug. Chi l'avrebbe mai detto che un insetto così indifeso potesse rivelarsi un super criminale assetato di sapere, pronto a fare il lavaggio del cervello a chiunque provi ad ostacolarlo? Se il video vi è piaciuto e volete supportare il lavoro che faccio ogni giorno con questa serie, lasciate un mi piace per farmelo capire. Ricordate di condividere il video a tutti i vostri amici fan dei super cattivi, degli insetti o chiunque voi vogliate. Passate dai social che ho trovato in descrizione, come il mio account Instagram personale, quello ufficiale di Pokémon Next, ma anche il gruppo Telegram pubblico dove potrete parlare con tutto lo staff e giocare a Spade e Scudo insieme a noi. Non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi episodi di questa serie. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per la visualizzazione, ciao allenatori!